Altro Michele, ti volevo dire due cose legate al mercato. La prima è che oggi alla Spagna hanno accostato Rabiot alla Juve a parametro zero. Vediamo perché sta facendo il giro delle 10 parrocchie. E Rabiot, tra il discorso della madre, prima il Barcellona, poi il Real. Noi sappiamo che l'estate scorsa Paradis aveva incontrato anche il PSG. Vediamo quali saranno gli sviluppi. Una cosa nuova che ti volevo dire è che c'è un terzino sinistro dell'Ajax, si chiama Tagliafico, che il procuratore qualche giorno fa ha detto: prima di portarlo all'Ajax stava andando in qualche club italiano, però non parlava di big, parlava di club con tutto il rispetto, non all'altezza delle big. Ti aggiungo stasera che è un profilo che piace all'Inter, perché nella rivisitazione che l'Inter farà, abbiamo parlato di Biraghi, abbiamo parlato che il rendimento qualità-prezzo di Di Lorenzo piace anche all'Inter. Tornando dopo l'infortunio bersaglio con l'Atletico, avendo dato una resa non buona ad Albert, Tagliafico è un tipo di profilo che piace all'Inter, piace all'Atletico, piace alle big d'Europa, ha un contratto che scade nel 2022, ha una valutazione tra i 27 e i 30 milioni di euro, sfiderà la Juve, però in prospettiva può essere anche un discorso per il mercato italiano. Abbiamo pochi secondi prima della pubblicità perché poi dovremo parlare ancora di mercato. Torneremo sul discorso Fiorentina con il focus firmato dalla nostra Valentina Ballarini, Lautaro Martinez che sta tornando, Icardi che è tornato ma deve convincere ancora di più, l'Inter e il Milan in primo piano nella seconda parte di Sport Italia Mercato. Oltre a diverse notizie e curiosità di mercato con il nostro Alfredo Pedulla, la domanda di serata è Per Baroncelli. per il professore. Sì, per il professore. Lei che è un esperto in materia, se ne è parlato tanto appunto di questo. È più favorevole per la costruzione del nuovo stadio oppure per la ristrutturazione di San Siro? In questi ultimi giorni è una questione su cui ci si interroga spesso, anch'io sono stato sollecitato. A me sembra che il quesito sia posto male nella misura in cui viene quasi proposto come la ristrutturazione di un casolare, cioè è meglio fare una ricostruzione oppure è meglio radere al suolo e costruire ex novo. Uno stadio oggi è una realtà molto complessa, ha degli aspetti che riguardano certamente la parte della costruzione, l'ingegneristica, ma poi ci sono tutti gli aspetti gestionali dello sviluppo, quindi una struttura che magari costa 100, non è detto che sia più sostenibile di una che costa 150 o 200, se la seconda consente nella prospettiva di avere opportunità di sviluppo che diciamo uno stadio magari più vetusto non consente più. Quindi sarebbe interessante ragionare sulle opportunità che i due progetti presentano sullo sfruttamento e per un club e per l'altro, e qui c'è già un'altra anomalia perché anche a livello internazionale l'unica realtà dove abbiamo uno stadio condiviso è quella di Monaco. E di solito invece, soprattutto sui nuovi progetti, si pensa a costruire la casa propria e questa è un po' la base su cui rilanciare anche l'immagine, la comunicazione, l'hospitality, i servizi, l'innovazione tecnologica associata ad un club. Vabbè, staremo a vedere. Rieccoci ben ritrovati con la seconda parte di Sport Italia Mercato. Si parla di Inter, Alfredo Pedulla, il ritorno di Icardi in primo piano. Ha fatto quello che doveva fare, poteva fare meglio, soprattutto in occasione della gara con l'Atalanta. Adesso è tornato definitivamente il sereno, oppure dobbiamo sempre stare attenti alle Sì. sirene estive di calciomercato? È tornato il sereno, poi capiremo le gerarchie con Lautaro e poi capiremo la storia di Conte, il futuro, Spalletti, il costo che avrebbe questa operazione, perché avrebbe un costo enorme, perché devi pensare ai 18 milioni più o meno lordi di Spalletti, extra staff, cioè al netto dello staff più l'entrata di Conte sarebbe un'operazione da 50 milioni. Perché Conte ti chiede un ingaggio non inferiore agli 8-9 milioni e quindi in base a quello io credo che ne verrà del futuro di Icardi, perché è una cosa che dovremo seguire più avanti quando Spalletti completerà il percorso e intanto arriverà in Champions senza alcun tipo di problema. Nel frattempo Lautaro Martinez d'Argentino torna in gruppo, Icardi c'è e allora Spalletti ha a disposizione davvero l'imbarazzo della scelta per il parco attaccanti. Il servizio è firmato da Samuele Ragusa. Torna Lautaro Martinez, si ritrova Mauro Icardi, due non possono coesistere, mister Mambrini. Ma non è che non possono coesistere, io penso che più che mai mi riferisco a come è iniziata la cosa, nel senso come la gestione della società, nel senso che io l'avrei fatto giocare senza nessun problema, perché come avesse fatto la Juventus, io lo faccio giocare, a fine dell'anno ci sediamo e poi decidiamo quello che dobbiamo fare. L'Inter con un Icardi in campo
Ora, perché è vero, ha fatto bene a Genova e ha fatto meno bene a Milano con l'Atalanta. Sì. Però ecco, non gli mettiamo sopra le spalle a lui. Cioè, Icardi è uno dei centravanti più bravi dentro la di rigore che c'è nel campione italiano. Quindi, nel senso che io credo che se facesse lui il centravanti vero e la sua moglie lo lasciasse un po' in pace, io credo che l'Inter il centravanti vero ce l'ha e ce l'ha per diversi anni. Poi sono gestioni che tra la società a fine anno c'è Marotta che è bravissimo, ci sono il presidente Ausilio, ci sono tutti quanti che faranno le loro scelte. Io non ho dubbi, però Icardi, se avessero fatto giocare Icardi da quando è cominciata la telenovela, l'Inter avrebbe 5-6 punti in più. Alfredo, oltre di Conte si parla anche di Oriali, che ormai viaggiano quasi in coppia, però Oriali sarebbe un ritorno all'Inter. Ma Conte e Oriali hanno un grande... Sì, sarebbe un ritorno, hanno un grande rapporto, quindi voglio dire, lo metterebbe e lo inserirebbe nel pacchetto. Si parla anche di esterni, perché l'Inter tra Bergwijn e Bailey sta facendo dei sondaggi anche approfonditi, perché qualcosa cambierà, dovrà riscattare Politano, c'è il discorso che balla di Keita, sarà un mercato importante quello dell'Inter, abbiamo detto le vicende di Barella, quindi l'Inter sarà una grande protagonista, il nuovo allenatore sarà il primo da sciogliere, dopodiché, visto che comunque Ausilio e Marotta stanno già lavorando, andremo nei dettagli di cose che l'Inter ha già impostato. Scarpelli, siete pronti ad accogliere Conte o è pure fantamercato dei giornalisti esterni all'Inter? Però ormai il nome ma è concreto. Sai, chi racconta il mercato nei momenti un po' di fiacca tira sempre fuori super titoli, cambi di giocatori, allenatori. Secondo me bisogna aspettare la fine della stagione per tutte le squadre, tutte le società tireranno. Fino all'altro giorno Allegri se ne andava, c'erano già 40 candidati a quella panchina, adesso invece leggi che assolutamente, anzi, il ciclo continuerà la Ferguson a lungo. Cioè, è giusto che chi racconta il calcio ipotizzi degli scenari, è giusto che chi lavora invece nel calcio pensi all'oggi o al domani. Adesso dobbiamo pensare a Frosinone, Lautaro torna in gruppo, bene, speriamo di rivedere anche De Vrij, purtroppo abbiamo perso Brozovic, insomma è un finale di stagione che nonostante i 5 punti di vantaggio, che sono buoni, perché è meglio, cioè l'anno scorso eravamo nella condizione di Milan, Roma, Atalanta e Lazio, no? Cioè lì nel mischione e te la giocavi sul punto, adesso abbiamo un vantaggio, però non bisogna dissiparlo, quindi bisogna dare continuità e c'è un calendario complicato. Sì, però adesso avete il Frosinone. Poi c'è la Roma. C'è Milan-Lazio. Cioè, quella è la vera gara, il vero... Cioè, intanto vediamo cosa fa la Lazio nel recupero. Prima con l'Udinese mercoledì prossimo. Poi c'è Inter che ha Frosinone, avete Roma, Juventus, avete l'Udinese un sabato sera alla Dacia Arena, avete il Chievo già retrocesso, avete il Napoli in vacanza, avete l'Empoli che rischia... all'ultima giornata. Sì, cioè se le il calendario complicato, le sorprese poi più balorde sono quelle contro quegli sì, avversari più vicini, questa Roberto, è una niente da pretendere. Va bene che piangi, però mi sa che hai soltanto la Roma, ma sei più forte della Roma. E la Juventus no, io che, dico che aritmeticamente abbiamo c'è un bel vantaggio che sarebbe un peccato dissiparlo. Devi capito, però Roberto, ma fare prestazioni. Il calendario migliore ce l'hai tu. Eh? Il calendario migliore è il tuo. Perché ma no, dai, non dire così, che come lui te la smonta subito. Hai 5 punti di vantaggio e hai il Frosinone. Te la giochi con la Roma, va bene. Sì. La Juventus è aritmeticamente campione d'Italia quando l'affronti tu. Sì. L'Udinese a Udine comunque... Guarda che la Juventus era già praticamente campione d'Italia anche quando ha affrontato il Milan e sembrava che il Milan potesse andare a farà. La Juventus andava a 40 giocava, all'ora ho e capito, ha vinto lo stesso. Stava giocando con... le prime linee ma lo mezzo sarà quando con la seconda ma poi hai quarto. Il Chievo che sì, sarà retrocesso, Milan... il Napoli che non ha nulla da chiedere al campionato e l'Empoli che rischia che, di essere andato guardando questa bella tabella l'Atalanta è quella che ha quelle trasferte Napoli, Lazio e Juventus dove è difficile pensare che possa fare 3 punti per gara mentre invece certo. Possiamo pensare che le gare casalinghe le vinca tutte. Invece le altre squadre hanno tutte potenzialità di fare, cioè il Milan può vincere a Parma, può vincere a Torino, perché no, può vincere a Firenze, l'ultima giornata può vincere in casa della Spalla, l'Atalanta è quella che ha il calendario più difficile. Per me il mio se ci fosse a Roma. Il Barcellona diresti può vincere a Barcellona, può vincere a Monaco col Bayern, ma, l'Inter. Ma tu sei bravissimo. Sì, ma anche la Roma qui stiamo discutendo su Chievo, però il challenge tra Milan e Lazio, ma tu non hai messo in questa tabella il Torino, su che zitto zitto è lì attaccato.
Sì, ho capito. Mi date la classifica per favore, perché altrimenti... No, devi guardare anche il calendario del Toro. C'è un bel Torino-Milan che se Milan e Lazio fanno un pareggio, il Torino vince sì, la Lazio partita. Ha una partita in meno e può andare a 52, quella ovviamente è la madre di tutte le partite, perché il 17 aprile recupera in casa con l'Udinese. Il Torino, sì, però... Eh no, cioè, va bene, è un mischione. Però ha una, due, tre, quattro squadre avanti. No, no, certo. Devono svenire. Però, alla fine, la differenza, arriveremo al punto in cui gli scontri diretti daranno un punto in più in classifica. Cioè, il Milan-Lazio, all'andata mi sembra che avevano pareggiato. Quindi, chi vince quella partita guadagna non... tre punti, ne guadagna quattro paradossalmente. Quattro, assolutamente. E andiamo... l'anno scorso l'Inter arrivò alla partita con la Lazio, l'ultima partita, proprio forte del, in caso di vittoria, scontro diretto, era in vantaggio e quindi ti dava. E sarà, però è affascinante, perché ormai tanto non ci si diverte più per il primo posto, finalmente. Ci divertiamo per il quarto posto e per la lotta salvezza.